Ciao 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 a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video, video dei prodotti beauty finiti. È tantissimo tempo che non ne faccio uno, ho accumulato davvero tantissimi prodotti e quindi se avete voglia di seguirmi e stare un po' così in relax, a sentire le mie chiacchiere, mettetevi comodi e andiamo subito a vedere perché veramente è tantissima roba, come ho fatto a accumulare tutto ciò non lo so, vabbè comunque. Semplicemente è passato molto tempo. Allora, parto dai capelli. Ho provato questo shampoo il Vive Color Vive più di uno shampoo, deterge come uno shampoo, nutre come una maschera, che però sinceramente appesantisce troppo i capelli, per cui sicuramente non lo comprerò più. L'avevo acquistato proprio per curiosità, per vedere se effettivamente faceva questo tipo di lavoro, però niente, non vale la pena secondo me, perlomeno sul mio capello che è molto sottile, non va bene. Mio marito ha finito un altro di questi bagnischiuma For Men del Giardino dei Sensi e legni mediterranei. Ho fatto la scorta, ne ho comprati 6 tutti insieme su Amazon perché non li trovavo più da nessuna parte. Ha una profumazione davvero molto molto buona, un po' sensuale, però non penetrante. E a volte lo uso anch'io perché è un profumo così maschile, ma allo stesso tempo aromatico, mi piace tantissimo. Ho tenuto via anche questa ricarica di sapone liquido igienizzante di Piumè con olio di argana ed estratto di mandorla. Mi è piaciuto tantissimo perché lasciava le mani veramente morbidissime. Così come mi è piaciuto tanto questa maschera per i capelli a idratazione intensa di Pantene. Questa qua. Questa mi è piaciuta veramente tanto. Poi andiamo alla detersione. Ho una raccolta figurine qui di dischetti strucco. Sono veramente tanti. 1, 2, 3, 4, 5. A me piace il formato gigante. Questi qui di Piumè, maxi dischetti all'argan, mi sono piaciuti tantissimo, ben morbidi, ma non sono male neanche questi di Esselunga, sempre formato grande. È così che piace a me, mi sembra che serva meglio. Poi, salviettine strucco, oggi abbiamo Nivea Creme Care. Ottime, veramente mi piacciono un sacco. Queste di Fria, addolcente micellare, non male. Queste sempre di Nivea, un po' meno efficaci rispetto alle creme care, quelle con la confezione azzurra. Queste sì, sempre di Piumè, che non erano molto imbevute, quindi non mi sono piaciute tantissimo. Mi sono piaciute invece tantissimo queste di L'Oreal, fiori rari, detergono, struccano e leniscono in un solo gesto con estratto di rosa e gelsomino per pelli secche e sensibili. Queste davvero ottime, imbevute nel modo giusto perché troppo secche non vanno bene, troppo imbevute nemmeno perché cola il prodotto sul viso. Direi veramente perfette. Quindi qua ci siamo, poi ho finito di Avon questa lozione per il corpo Aloha Monoi con fiori di Monoi e cocco, un po' troppo profumata, un po' troppo. A me piace la profumazione al cocco, ma quando è troppo troppo intensa. Scusate un attimo, ecco, spostato la leva del calorifero. Ragazzi, qui ci sono 6 gradi, fa un freddo come in inverno. Le montagne qui che sovrastano il mio paese hanno il loro cappuccio bianco perché ha nevicato ancora, fa veramente freddo. Poi torniamo a noi, sempre per la detersione, acqua micellare Garnier Rosa e Clinias Hydra Plus. Buona anche questa di Clinias, però questa è la mia preferita sicuramente. Molto 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 buona.
il tonico all'acqua di rose di Roberts, classicissimo. Questo io lo uso tanto anche in estate quando fa molto caldo, che io sudo in viso parecchio purtroppo, e ogni tanto per rinfrescarmi un po' e anche per dilatare i pori e per tenermi un po', insomma, la pelle rinfrescata del viso, vado a tamponare con il batuffolo di cotone, con un po' di acqua di rose per dissetare un po' la pelle, ma soprattutto per rinfrescarla e evitare che sudi troppo. Buono, piace tanto. Poi, deodoranti, questi qui di Malizia, che sono veramente i miei preferiti, e questo classico di Dove, Go Fresh, alla pera. Buono, però questi restano assolutamente i miei preferiti. I profumi sono buonissimi, le varie profumazioni, escluso, ve l'ho già detto altre volte, quello alla vaniglia, pur amando io la vaniglia, però quello alla vaniglia non mi è piaciuto, mentre tutti gli altri sono davvero ottimi. E non bruciano, anche se vi siete appena depilate, non bruciano assolutamente. Dove. Questo è un classico. Poi vediamo un po' qui cosa. Ah, questi prodotti di Vera Lab, ovvero l'estetista cinica. Questa crema, protezione 50, un'ottima crema, ma tutti i prodotti dell'estetista cinica sono buoni. E questo contorno occhi anti-occhiaie, no dark, vedete? No dark. Quindi no segni scuri per le mie occhiaie da panda che mi fanno compagnia da sempre. Anche questa, devo dire, questa l'avevo presa su AliExpress, questo contorno occhi alle bacche di Goji, e devo dire che non è male nemmeno questo, con un prezzo ridicolo in confronto all'altro che vi ho mostrato, però è buono anche questo. Poi ho finito dell'erbolario questa mini crema al papavero, sinceramente crema per il corpo, probabilmente l'avevo ricevuta in omaggio e l'ho usata per le gambe. Il profumo non mi piace, tout court, lo dico proprio così. Poi di Imim, che mi omaggia sempre dei suoi prodotti, ho finito questa crema viso alla bava di lumaca. Buoni i prodotti Imim, io li trovo davvero ottimi. E ho finito poi invece di Nivea questa crema giorno rinfrescante, protezione solare 15, idratante, 24 ore di idratazione. Non ha finito di piacermi, sicuramente ho preferito questa qui di Imim. Poi cos'è rimasto? Ho finito di Essence questo balsamo per le labbra, quello che dà l'effetto pumping, volumizzante. In realtà sì, dà forse un po' l'impressione di, però secondo me è la sensazione come di pizzichio che dà, che ti dà l'impressione che si siano volumizzate le labbra, però io sinceramente, lo dico onestamente, non noto questa grande differenza. Poi, questo che cos'è? Ah, questo è un correttore di Avon, un po' troppo gessoso per i miei gusti. Non si spendeva bene, mentre invece ho trovato molto buono questo di She Glam, sempre un correttore. Prodotti She Glam, io li trovo fantastici, prezzi stracciati e qualità molto molto buona, devo dire. Ho finito questa matitina di Astra nera con i glitterini, non so se si vedono i qui sulla punta ci sono i glitterini e purtroppo non rende più, si tempera, ma cade la punta, ormai come vedete è un mozzicone. Poi ho finito questi mascara, questo di Astra Rosa. Sui mascara di Astra non aggiungo più niente perché ho detto veramente tutto il bene possibile. E ho finito questo preso su AliExpress, verde,
mascara verde che quando sono truccata di verde sta bene. Di solito metto sotto il mascara nero, altrimenti non si vedrebbe, sinceramente, se si usa solo questo non si nota tanto. E poi l'ultima passata col mascara verde dà un riflesso molto molto carino. Poi ho finito questa matita che da una parte aveva lo scovolino e dall'altra la punta che ormai non c'è più per le sopracciglia. Questa era di... L'ho presa dove? Credo di averla presa su AliExpress, anche questa credo. Penso, non me lo ricordo sinceramente. Questa qua. Credo su AliExpress. Già un bel po' di tempo fa, e infine a malincuore butto via queste due tinte labbra di Kat Von D, queste che ho usato tantissimo, penso che siano 3 anni che le sto usando, ormai non lasciano più niente. E le uniche tinte labbra che mi sono piaciute, io preferisco il rossetto classico. Le tinte labbra mi danno troppo sensazione di secchezza alle labbra, però queste devo dire che sono molto buone, mi sono piaciute veramente tanto. E con questo penso di aver finita la mia carrellata. Ditemi se c'è qualcosa che usate anche voi e come vi trovate. Vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!